piacere. Ovviamente anche a me è un piacere, e spero che ci incontriamo. Inizia la gira! E poi tocca iniziare la gira così! Fermi. Vi starete chiedendo che ci faccio tra gli ultras del Red Bull Lipsia? Red Bull mi ha invitato a vedere l'ottavo di Champions League tra Red Bull Lipsia e Real Madrid. Ma iniziamo da capo. Lunedì mattina ho fatto una tirata senza sonno, non una novità, e post stream ho preso un aereo alle 6.50 che da Linate ci ha portato a Berlino. Lì ci ha preso un NCC che con il furgoncino ci ha portato a Lipsia. Ciao, come stai? Sono Elmas. Benvenuto nella famiglia Red Bull. Grazie. Io ormai non avevo capito questa cosa di Twitch. Di Twitch? Si prende tanti soldi, sì. Anche il fatto di più di noi. Fate più di noi sicuramente. No, ma devi avere anche un carattere speciale di fare questa cosa. Non è semplice. Devi parlare come tante ogni... cose, devi essere divertente. Sì, è uno sport, come... Vabbè, non è un sport. Sì, diciamo, no, fisico sì. No, però richiede un pochino. Però sì, è complicato, come tutti ti devi impegnare. Eccomi, sì, a volte spawno anche io dalla postazione. Qui mi sono permesso un paio di domande ad Elmas perché non sono cose che succedono tutti i giorni. Gli ho chiesto un pochino dell'esperienza al Napoli, tutto quello che concerne ovviamente quello che è il suo mondo. Ho vinto con Napoli Coppa Italia, ho vinto anche un scudetto. E vincere in Napoli, lo sai com'è difficile. È una cosa per me che sarà per sempre con me e la porto il mio cuore fino a... Sono esperienze belle. Perché è differente vincere con Napoli o vincere con Juventus o Inter Milan, perché loro vincono sempre. E con Napoli lo dicevo romanista, quindi sì. Anche voi. Poi sempre avete una squadra buona, non so cosa succede. Non lo so manco io. Non lo sanno, tante persone non lo sanno, sarebbe da capire. Mi è capitato di chiederlo a Florenzi, Alessandro, di ci parlo e tutto, sì. Anche in diretta streaming e tutto. Sempre un piccolo consiglio per chi effettivamente vuole. Ma guarda, io a tutti i giovani devo dire solo che loro devono avere i suoi sogni. Sempre, da piccolo devi avere i suoi sogni e devi cercare il modo che più veloce li realizzi. Immagina da Macedonia arrivare in questi livelli è veramente troppo difficile, perché sono 17 anni, sono andato a Fenerbahce, ho giocato con superstars e tutti mi dicevano mamma mia cosa hai fatto, come sei andato in Fenerbahce, avevi altre squadre in Europa. Ho detto sì, a mia scelta, un anno non ho giocato, zero partite, sì. E tutti mi dicevano hai sbagliato, sì, ho detto stai tranquillo, vedrai, tempo arriverà tutto, ho detto. E dopo un anno ho giocato tutte le partite e sono andato a Napoli. Devi essere forte in testa, devi aspettare il momento giusto quando arriva per te e là devi sfruttare tutto, lo sai anche tu. Sì. Come sei arrivato in questo momento di avere questo capellino? Qua palleggi con il bro, ovviamente finto di saper palleggiare peggio di un professionista, perché sarebbe assurdo se invece un player Red Bull palleggiasse meglio. Mamma mia, stai bene? Tu puoi giocare in Roma facile, veramente con Dybala? Probabilmente sì. Basta, se no combino guai, solo per quello. Questo è il mio nome. Blur. Sì, Blur. Blu, come no? Come? Sì, fa un piacere. Ovviamente anche a me è un piacere. E spero che ci incontriamo anche altre cose importanti, felici così. Domani sto allo stadio, vengo a tifare. Dai, grazie tanto ancora e complimenti. Grazie del tempo. Un'altra mentalità comunque. Poi dici, non è solo i piedi, è proprio il cervello. Ti giuro, non ce la fai alzarlo. Non so scherzo, non so scherzo. Questo è Gabrielone, l'uomo che ci mostrerà tutto il centro d'allenamento, che ci farà vedere anche lo stadio. Pure Romano, gli mando un bacione, lo saluto. Bravissimo ragazzo.
questa è una sala pesi. Ah. E l'aneddoto che ti posso raccontare è che solitamente Lee Orban, il nostro capitano, siccome è un patito del fitness, lui si viene, dopo le partite finisce, viene a fare sala pesi, fa due shake, dice no, l'intervista dopo, prima devo fare, gli devo curare il mio, ma hai giocato 90 minuti, non c'è bisogno, no. Dopo, mentalità. Dopo, quindi è proprio mentalità. Prima volta che entro dentro un studio da fitness. E sono rimasto per quando giocavo io a pallone che sono i buchi così proprio. Bello. Il nostro bro, eccolo qui. E qua c'è una stanza per fisioterapia, un po' piccolina, diciamo. Io sarei stato sempre qua, è il caso. Mi sei trovato sempre qui probabilmente. Quindi vinciamo la Coppa di Germania, rigori col Friburgo, si sblocca finalmente questa cosa. Questo regà era un murales veramente ben fatto. Primo, saluta Zano. E ogni volta che la squadra raggiungeva un obiettivo aggiungono un disegno per appunto creare una timeline, una storia dell'Erbi Lipsia. Hanno messo gli Sterlatz, quindi i posti in piedi per la curva, che è una cosa che in Germania va molto. Giustamente una curva, perché è stadio di proprietà, quindi sì. Una curva. Ci pensa. Vedi le piccole cose. Hai capito? Piccole, grandi cose. Te qui all'Olimpico, poi per le tu, partite europee, per il giocatore lo vedi veramente come stai, può giocare alla play, come cosa. Cioè qui, oh, sta là. Comunque, giretto per Lipsia, bellissima cittadina per concludere la giornata. Stavo sveglio da 30 ore, quindi poi mi sono tirato direttamente a letto. Giorno 2. Ciao brutti. Allora, siamo qui, match day. Oggi facciamo cose. Andiamo a mangiare. Poi facciamo tante altre cose. Penso debba anche mostrare le mie grandi skill a calcio. E vi facciamo vedere la spettacolarità di questo centro. Venite con noi, andiamo a vedere. No, ci ha detto praticamente che è tutto ovviamente healthy, quindi senza robe aggiunte, senza zuccheri, senza praticamente niente. Molto giustamente da calciatore, ovviamente. Andiamo a vedere che cosa c'è. Ragazzi, è una sorta di roba con würstel, carote e patate. Thank you. È buono, questa è strana, la zuppa è veramente, cioè è più buona di come sembra, cioè allo sguardo non è incredibile, però è buono, questo è tipo pollo al curry, la salsa ci ha messo un lago di salsa praticamente, e questa è pure strana, non capisco che cosa sia, sembra veramente riso in forma di noodles però come roba. Buono, voto 8 e mezzo. Meno più. Pieno. Pieno, vero, eh. Are you ready? You trained for that moment? Yeah. Right. Today's the moment. I will try my best. I will try my best. If you hit the new high score, you play tonight. No. You're ready, right? In that case. Sono Neil, il mental coach qui. Sono io a tenere conto del benessere fisico dei miei calciatori, ma soprattutto di quello mentale e anche di quelle che sono le performance cognitive. Allora, mo dovete tener conto di una cosa molto importante. Io avevo ancora nello stomaco tutto il cibo che mi ero mangiato, perché abbiamo fatto sta cosa subito dopo pranzo. Quindi io nel mio stomaco avevo ancora la zuppa di würstel, che mi riesco proprio a immaginare un giocatore dell'Erbi Lipsia che dice: mi voglio sturba sta bella zuppa di würstel prima di una partita. Era un allenamento che fanno giocatori anche della squadra in questa cupolona mega tecnologica, con tutti i muri mega tecnologici, dove facevi dei mini giochi tirando la palla sul muro e il muro riconosceva a quanto tiravi la palla, quanto veloce, come ti muovevi in campo, capiva dove guardavi. Molto 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 bello, avanguardistico veramente, per quanto stupidamente anche facile da pensare. Però stanno veramente nel futuro. Ah, io ho già capito. I think I already seen it. No, but it's like there are gonna be like targets and yeah. I have to yeah. Okay. Già sarà pessimo, sarà veramente. A parte devo capire. Yeah.
Okay. And the open is is wide. Okay. Terrible, terrible. What is the problem? You have to understand the power yeah. of the pass. Because, of course, it's like you have to understand where the ball goes after right. the, it yeah, hits because the corners and angles. Yeah, exactly. Yeah. Si, si, si. Yeah. Okay. And I'm not a trained guy, so. Allora c'è da apprezzare i ragazzi che qui non hanno messo tante clip, era veramente molto molto imbarazzante, però pareva di stare su Fall Guys, quindi mi è piaciuto. Sto pezzi completamente. Ehi dai, dammi la mano, adesso fai parte della grande famiglia di RB Lipsia. Qui ho firmato il contratto, guardate, sì, il foglio era palesemente bianco, però molto bello, molto bello. Diciamo che cos'è? Questa è dell'eSport. Hanno letteralmente uno dei team, no, probabilmente il team più forte di eSport tedesco, immagino. Hanno vinto tutto l'anno scorso, rivinceranno tutto anche quest'anno. E è pesantissimo. Sembra uscito da Star Wars, mi fa troppo ridere qualcosa. Questa è la Supercoppa, vinta l'anno scorso, se non dico scemenze. Sono detentori quest'anno. E anche probabilmente l'unica coppa che un romanista può alzare, probabilmente. Sembra un Horcrux. Sembra proprio... sì. Ehi Gabrielone, fammi vedere tutto, dai! Ci ha fatto vedere il centro sportivo, veramente bellissimo, ci ha fatto vedere i campi dove si allenano effettivamente i calciatori. Bello, bello. Tiro per far capire quale potrebbe essere il livello, faccio un tiro a Ragnar al volante. Capito ZW, non mi rompe le palle, per favore, dai. Partita. Era sera, ansia. Tensione nell'aria, comunque una partita di Champions League, comunque contro il Real. Ah, figa Lipsia, dai. Stiamo scherzando. Ti va allo stadio, eh? Ti va allo stadio? Allora, raga, questo è il pischello dai, che fece 900-0 in Weekend League, ma una certa perse. Allora, qui c'è da conversare, c'è da fare presente una cosa. Il ragazzo, quando perse, venne sfottuto in maniera ovviamente amichevole da mainstream. Poi tutto torna, è un cerchio infinito di karma la mia vita e come tale... È giusto aver lasciato certe clip nel video. Thank you. Okay. Thank you so much. Thank you. That's beautiful. That's beautiful. Rome, the team is Rome, so the number is obviously Francesco Totti. Which is my... Roma, non Lazio. Roma, sì, no, Roma. Oh. Fanno un pressing che non c'ha senso, te giuro, pure Zano si lamenta tantissimo di sta cosa. Ce la faccio a fare un tiro? Se gioco con Belotti non ce la faccio a fare un tiro. Belotti. Pensavo tirasse prima. Capito. Jesus. No, mo fammelo fa. Ecco. Come seven. Yeah, seven. Like Manchester, Bayern Munich, like, sì. Ci tengo a dire comunque che il ragazzo si è messo con il turbante dopo che io gli ho detto per favore sono romanista non farmi 7 gol perché abbiamo un passato, un trascorso con il numero 7, ha fatto 7 gol, si è messo letteralmente con l'asciugamano sulle spalle in un tempo, non si capisce dalla in un tempo, non ci ho giocato tutta la partita e mo andiamo a vedere la partita, dai. Siamo nella zona degli aristocratici, dei VIP. E mo se famo una magnata, andiamo ad analizzare e a vedere. Voto? Voto? 9, pieno, dai. Meglio del pranzo. Meglio del pranzo. Cambio di outfit, scusate, ho appena finito di streamare, dovevo registrare queste clip, lo devo fare prima, sono una persona che procrastina in maniera seriale. Dove siamo? Ok, partita, vai. Madonna, è la cosa più insonorizzata del mondo dentro. Bisogna essere bravi con tutti quanti. Bello, però a 100 tiri del ZW Jackson. Ed è ignorante, in realtà è la prima volta che sto a uno stadio che non c'ha qualcosa intorno. Cioè, veramente io sono andato solo all'Olimpico.
2-2 nella speranza di vedere gol. Di vedere un po' di azione. Ma è un medley gigantesco questo. Ma che cos'è? E poi tocca iniziare a girare così. Allora è bello tutto quanto. Prima volta dove sento l'inno della Champions qui, perché non ho mai visto una partita di Champions, sono romanista. Era questo, ma non l'ha urlato nessuno. Ma bisogna fare i complimenti ai napoletani, allora davvero. The Champions. Vabbè. Oh, bocca al lupo. Speriamo bene, tocchiamo ferro. Fermi, audio di ZW Jackson in un video qualunque, quindi faccio il voice over di me stesso. Boh, vabbè. Qui ho fatto il meme della notifica del gol al gol annullato dell'Ipsia, quindi è stata una cosa molto divertente. Ero perplesso, sì, lo potete vedere. E qui dico cosa, ma non so che cosa. Ah, dico che è fuori gioco. Questa è la solita partenza dei primi 20 minuti della squadra che tipo favorita, che però vuole vincere. Qui un paio di insulti all'arbitro perché si era dimenticato palesemente i cartellini a casa. E con annessa mi sembra battuta sulla Juventus. Però mi scuso, guarda la mano che... hai visto? Se stava 1-0 il Lipsia non rubava veramente nulla. A parte il Real ci doveva avere 3 ammonizioni palesi e non c'è niente. Ci hanno detto, lo staff ci ha detto pure che c'è un dubbio gigante sul fuorigioco, ma su quello non diciamo nulla. Però bel primo tempo, giocano benissimo, tifo clamoroso. Speriamo, procediamo, perché teoricamente potrebbero vincere. Il problema è che ci sono io a tifare, quello è sempre il problema. E infatti, regà, qui è il gol di Brahim Diaz, che tipo poi è arrivato subito. Quindi effettivamente porto zella e basta. È ovvio ormai. Inquadratura del tabellone, grazie per ricordare comunque che siamo sotto, sempre un piacere. Insulti vari su Rodrigo, se non sbaglio, perché aveva tirato una palla in curva e ho fatto finta di pialla io. Sono un imbecille. Allunga, allarga. Qua se mangiamo un gol. Sì, qua se mangiamo un gol. Mezzo rosico. C'era nessuno. E qui invece faccio i complimenti alla squadra perché sono un bravissimo ragazzo, molto onesto, molto trasparente. E faccio presente che secondo me il pareggio ci poteva stare. Siamo all'aeroporto per tornare a casa. A casa, una grande esperienza, pazzesca. Sono vestito come ero vestito ieri, per i più accorti. E tutto bene. La partita ieri, peccato, poteva andare meglio, perché secondo me si meritava almeno il pareggio. Il Red Bull Lipsia, però questo è anche il calcio, Beppe. Quindi speriamo che al ritorno possano fare qualcosa, è difficile. E niente, quindi io volevo ringraziare, ovviamente, perché è corretto, è stata una bella esperienza, volevo ringraziare Red Bull. Spero che non vi siate troppo spaventati di vedere un video caricato su questo canale, nel tentativo magari di arrivare pure al 1.000.000 di iscritti, ce la possiamo fare. Anche Dennis, che è venuto qui in compagnia mia, qua da Dennis, fagli vedere un po' di serio drip, mamma sesso italiano. E ci vediamo alla prossima. Ciao.